In un circuito elettrico, per fornire energia potenziale alle cariche elettriche in modo tale da poter far circolare una corrente, si utilizzano i generatori, nei quali abbiamo visto il generatore di corrente, adesso vediamo i generatori di tensione. In generale, un generatore è in grado di trasformare energia di tipo generalmente non elettrica. In energia di tipo elettrico. Questo tipo di generatori sono in grado di trasformare ad esempio energia di tipo chimico, presente in una batteria o in una pila elettrica, in energia elettrica oppure energia meccanica che viene utilizzata per produrre il moto di un generatore di tensione in energia elettrica. Nel caso del generatore di tensione, la grandezza, appunto, caratteristica dello stesso generatore è la tensione che si stabilisce ai suoi capi. Nella rappresentazione schematica di un circuito elettrico, il generatore di tensione viene rappresentato con un simbolo di questo tipo, dove abbiamo appunto il simbolo accompagnato dalla coppia di segni più e meno che servono a indicare quale dei due terminali del generatore è considerato avere potenziale maggiore rispetto all'altro, accompagnato per l'identificazione di solito da un nome, che in questo caso è VG, che appunto identifica la tensione presente ai capi del generatore. La tensione VG presente ai capi del generatore può essere o continua, cioè valore costante, e in questo caso noi la conosciamo completamente se conosciamo il valore numerico della costante, quindi il valore della tensione in volt. Oppure può essere genericamente variabile nel tempo, e allora diciamo che in genere noi la possiamo definire o conoscendo l'espressione matematica che descrive l'andamento della tensione nel tempo, oppure altra forma di rappresentazione è quella che utilizza un grafico che appunto ci mostra graficamente l'andamento della tensione nel tempo. Quindi in questo caso, diciamo, cioè nel caso del valore costante, quindi della tensione continua, di solito indichiamo semplicemente con il valore che viene attribuito alla tensione ai capi del generatore nel caso di andamento variabile del tempo. Accompagniamo l'espressione genericamente con l'indicazione della variabilità nel tempo t. Una volta inserito il simbolo del generatore di tensione nel circuito, quello che noi otteniamo in genere, immaginando che il circuito prosegua appunto nel suo sviluppo, noi abbiamo che semplicemente, una volta inserito il generatore, se noi indichiamo i due punti A e B alle estremità del generatore in corrispondenza dei suoi morsetti o dei suoi terminali, quello che semplicemente otteniamo è che la tensione fra il punto A e B in questo caso è uguale proprio alla tensione del generatore VG, in quanto
il punto A che stiamo utilizzando come riferimento e posso dove in coincidenza del morsetto identificato con il segno più. Ricordiamoci che con l'espressione VAB intendiamo la differenza di potenziale VA meno VB in valore assoluto, diciamo, e VAB appunto la differenza di potenziale. Nel caso in cui il generatore fosse inserito nel circuito e i punti A e B fossero scambiati, cioè il punto A corrispondesse al morsetto identificato col segno meno del generatore, quindi quello ipotizzato a potenziale elettrico più basso, l'unica cosa che cambierebbe è che la tensione VAB non sarebbe altro che meno la tensione del generatore VG, quindi il cambio di segno che descrive appunto il fatto che abbiamo invertito l'ordine dei morsetti che prendiamo in considerazione. Ovviamente tutto il resto non cambierebbe nel circuito.